sono partito come INI, SIR e compagnia. Lei ha conosciuto Borghi? Sì, poi, perché poi sono passato in un'azienda del gruppo Borghi quando Borghi ha ceduto la IRE alla, sì, a Philips. Sono rimasto in un'azienda del gruppo Borghi che ha iniziato a produrre frigoriferi di nicchia, frigo bar, frigo che non avevano grossi volumi di produzione ma piccole quantità. Ha però prodotti specifici che le grandi aziende non producevano. E quando Electrolux ha deciso di spostare la riportare la produzione a Sussegana, purtroppo per me non c'era molta possibilità di spostarmi e era quasi impossibile, diciamo, trovare un reinserimento nel mondo del lavoro ai livelli ai quali ero lì. Che formazione ha lei? Io ho fatto le scuole tecniche e poi ho fatto tutto il periodo di progettazione per poi quell'azienda lì appunto passare a responsabile di produzione per 5 anni prima che venisse acquisito da Electrolux la direzione stabilimento. Per partire io ho utilizzato la liquidazione che era una liquidazione buona perché ero dirigente e per l'acquisto dei computer per cominciare a viaggiare perché era un lavoro che necessitava di questo. Poi diciamo che non ho avuto questa grande necessità perché mi è capitato subito un grosso progetto di frigoriferi, di una linea di frigoriferi per un'azienda polacca, questo nel 94-95 e è stato un colpo di fortuna, però diciamo che io e un altro ex collega abbiamo fornito il progetto completo per una fabbrica che voleva iniziare a produrre frigoriferi. E seguendo questo, vabbè, il mio ex collega era un pensionato, pertanto non aveva molto interesse ad implementare l'attività. Io avevo 50 anni, avevo necessità di continuare, soprattutto perché avevo anche una famiglia e niente, ho investito per riuscire a mettere assieme, per riuscire a partire a fare questa cosa.